Ciao a tutti, bentrovati, benvenuti in questo nuovo appuntamento con Undertale. Nello scorso video c'è stata l'infiltrazione del nucleo, dove ho subito una marea di schiaffi, ma poi ovviamente grazie al potere dell'amicizia ce l'ho fatta andare avanti. E oggi invece affronteremo un'ultima lotta contro un tipetto che abbiamo già incontrato diverse volte, ma stavolta ci sarà la sua vera forma. Andiamo. Ok, ancora Metaton. Sarà l'ultima? Spero di sì. Ok, concentriamoci. Oh, sì, eccoci qua, tesoro! È ora del nostro piccolo scontro finale! Meno male, direi. È ora di fermare il robot malfunzionante! Ma anche no! Malfunzionamento, riprogrammazione, ma svegliati! Questo era tutto uno show! Una recita! Alphys ti stava manipolando come una marionetta per tutto questo tempo. Sapete che... un po' lo pensavo. Devo essere sincero. Un po' l'ho pensato. Mentre ti guardava sullo schermo si è appassionata alla tua avventura. Voleva disperatamente farne parte. Quindi decise di infilarsi nella tua storia. Ha riattivato i puzzle, ha disabilitato gli ascensori. Mi ha ordinato di tormentarti. Così da poterti salvare da pericoli inesistenti. In effetti alcuni mostri hanno parlato di puzzle che si sono riattivati da soli. Il che mi ha fatto un attimino pensare. Così da farti credere che sia una fantastica persona, quando non lo è. E ora è tempo che faccia la sua ultima comparsa. Proprio in questo istante Alphys sta aspettando al di là della porta. Durante la nostra battaglia lei romperà qui. Farà finta di disattivarmi salvandoti per l'ennesima volta. Finalmente sarà l'eroina della tua avventura. Terrai così tanto a lei che riuscirà persino a convincerti a restare. Oppure no? Vedi, ne ho abbastanza di questa farsa prevedibile. Non mi interessa fare del male agli umani, tutto il contrario in realtà. Il mio unico desiderio è quello di intrattenere. Dopotutto gli spettatori si meritano uno show entusiasmante, non è così? E cosa c'è di più entusiasmante di un colpo di scena? Ehi, che succede? La porta si è chiusa da sola. Mi dispiace, gente, il vecchio programma è stato cancellato, ma abbiamo un finale che vi farà impazzire. Pieno di drammi, pieno di azione, pieno di sangue. Ecco a voi l'attacco del robot omicida! Ah, Metaton. Ti brucio. Probabilmente è quello che farei se le cose continueranno in questa maniera. Sì, sono stato io a ridisporre il nucleo. Sono stato io ad assaldare tutti questi cari. Tuttavia è stato un piano avventato. Sai cosa sarebbe 100 volte meglio? Ucciderti io stesso! Quell'inutile sparapiselli non funzionerà su di me, tesoro. Ancora non capisci cosa sia la recitazione? Ascoltami, tesoro, ho visto come combatti, sei debole. Se continui così, Asgore prenderà la tua anima. E con la tua anima, Asgore distruggerà l'umanità. Ok, ce l'ho, devo stare attento. Ma se prendo la tua anima posso fermare il piano di Asgore, posso salvare l'umanità dalla distruzione. Ok, è andato via. Poi, usando la tua anima, attraverserò la barriera e diventerò la star che ho sempre sognato di essere. Centinaia, migliaia, no, milioni di umani mi guarderanno. Ok. Questa è lunga, mi sa, eh. Stile, fascino, finalmente avrò tutto quanto. A chi importa se qualcuno dovrà morire? È il mondo dello spettacolo, baby. Non riesco a vedere che succede lì dentro, ma non arrenderti, ok? C'è ancora un modo per battere Metaton. È in lavorazione, quindi non giudicarlo troppo duramente. Ma hai notato che Metaton è rivolto in avanti? È perché c'è un interruttore sul retro. Quindi se riesci a farlo girare e a premere l'interruttore... Sarà vulnerabile. Beh, devo andare. Sembra un buon momento per far girare Metaton. Dice a Metaton che c'è uno specchio dietro di lui. Uno specchio? Giusto, devo essere impeccabile per il gran finale. Non lo vedo, dov'è? Hai per caso premuto l'interruttore?
Cascosa? Ma ha detto oh sì. Acci picchia, se hai premuto quel pulsante può significare solo una cosa. Non vedi l'ora di assistere alla premiere del mio nuovo corpo. Che maleducazione. Fortunatamente anch'io desidero sfoggiarlo da molto tempo. Perciò, per ringraziarti, eccoti un bel premio. Renderò gli ultimi istanti della tua vita assolutamente favolosi. Che diavolo è? Vantati. Dici che non incasserai nemmeno un colpo. Gli indici d'ascolto aumentano gradualmente durante il turno di Metaton. Luci, motore, azione. Oh mio Dio. Sì, ah, ok. No, ma che ma cosa? Ah, ho capito, mio Dio santissimo. No, devo recuperare, fermati, ho capito come funziona. Drammi, storie d'amore, sangue. Ma che sì, quanto è forte. Sono il titolo che tutti cercano. Mamma mia, ho capito. Usa. Temarino, ancora Temarino. No, ragazzi, non ce la faccio. Ma che cacchio, ma sì, ma è troppo forte. Ehi. Posa. Nonostante il dolore, fai una posa drammatica. Il pubblico applaude. Oh, è il momento per un test a sorpresa. Spero tu abbia una tastiera con te. Questa è una domanda a risposta aperta. Ma cosa? Ma che devo scrivere? Non so cosa devo scrivere. Ok. Vabbè, sì, buonanotte. Sto colpendo il cuore di Metaton, non so se sto facendo bene. Spero di sì, spero. Ok, l'ho colpito, attenzione. Si sta solo riscaldando, bene. Ah, dannazione. Potevo evitarli tutti, potevo evitarli. Ho capito. C'è l'ora di Metaton. No, dai, l'avevo colpita la bomba. Ma su. Ora non so cosa arriva. Buon intervallo? Sul serio? Madonna, è impazzito. Dici che non incasserai un colpo? Ok. Mi sembri così distante, tesoro. Che indici di un altro confronto a cuore aperto? Ok, le braccia sono andate. Ma non ho più oggetti per curarmi. Ok, vincerò comunque. Oh cacchio. No! Ah, ok. Oh, non so come l'ho evitato. Non ho evitato niente in realtà. Ok. Forza! Bene. Ok, dai. Lo spettacolo deve continuare. Ok.
Grazie al cielo. Drammi, azione. Mamma mia. Luci, motore. Basta così, ma davvero che l'umanità perisca? O forse credi in te così tanto? Com'è toccante. Beh, tesoro, può vincere solo uno di noi. Ma penso già sappiamo di chi si tratti. Ammira il vero potere della Star dell'umanità. Ok. Uso un oggetto per curarmi per sicurezza. Allora, sei tu la Star? Riuscirai davvero a proteggere l'umanità? Oh, ma guarda questi dati d'ascolto! Non ho mai avuto così tanti spettatori! Abbiamo raggiunto il record di chiamate del pubblico! Un fortunato spettatore avrà la possibilità di parlare con me, prima che lasci il sottosuolo per sempre. Vediamo chi sarà il primo a chiamare. Ciao, sei in TV! Cosa hai da dire in questa occasione, il nostro ultimo show? Oh, ciao Metaton. Mi è piaciuto molto guardare il tuo show. La mia vita è abbastanza noiosa, ma vederti sullo schermo ha portato frenesia nella mia vita indirettamente. Non sono sicuro, ma suppongo questo sia l'ultimo episodio? Mi mancherai, Metaton. Oh, non volevo parlare così a lungo. Oh. No, aspetta, aspetta! Lo spettatore ha già agganciato. Ne sceglierò un altro. Metaton, il tuo spettacolo ci ha resi così felici. Metaton, non so cosa guarderò senza di te. Metaton, c'è un buco a forma di Metaton nel mio cuore, a forma di Metaton. Ah, io capisco. A tutti voi, grazie mille. Tesoro, forse sarebbe meglio se restassi qui per un po'. Gli umani hanno già star e idoli, ma i mostri non hanno solo me. Se me ne andassi, il sottosuolo perderebbe la sua scintilla. Lascerei un doloroso vuoto impossibile da riempire. Quindi, penso che dovrò posticipare il mio grande debutto. Inoltre, hai dimostrato di essere molto forte. Forse, abbastanza da forte da poter superare Asgur. Sono certo che riuscirei a proteggere l'umanità. Forse è meglio così comunque. La verità è che il consumo di energia di questa forma è inefficiente. Tra non molto, l'energia delle batterie si esaurirà e... Beh, me la caverò. Stendili tutti, tesoro. E a tutti quanti, grazie. Siete stati un pubblico fantastico. Posso solo dire... Wow. Sono riuscito a bypassare la serratura, state... Oddio. Metaton, sei... Grazie a Dio, sono solo le batterie. Metaton, se te ne fossi andato io, sarei... Cioè... Ehi, non c'è problema, no? È solo un robot, se l'avessi danneggiato avrei potuto sempre... Semplicemente farne un altro. Perché non iniziare ad andare? Non posso uscire, quindi devo per forza andare. Alphys, tutto ok? Non c'è nient'altro? Mi serve solo un momento, ok. Ah, amici miei. No, non mi dire che ci sono altre lotte perché non ce la faccio più. Mi devo salvare, aiuto. Mi spiace per prima. Andiamo avanti. Quindi tu mi seguirai così? E se vado indietro da te? Niente, ok. Quindi... E qui... volevo chiedere ad Alphys così, no? Tanto per roleplayare. Ma parla prima lei. E quindi stai per incontrare Asgur, eh? Devi essere molto su dei giri per questo, eh?
Più che altro volevo sapere, Alphys, se è vero quello che ha detto Metaton, che mi hai manipolato. Finalmente tu riuscirai a tornare a casa. Ah, aspetta! Voglio dire, io stavo giusto per salutarti e... Non ce la faccio più. Io ti ho mentito. Un'anima umana da sola non è abbastanza potente da passare la barriera. Serve almeno un'anima umana ed una di un mostro. Se vuoi davvero tornare a casa, dovrai prendere la sua anima. Dovrai uccidere Asgore. Mi dispiace tanto. Ah, quindi è questa la verità, eh? Ci vuole un'anima di un umano e l'anima di un mostro. Ma non sarebbe tutto molto più semplice se portassimo un mostro nel mondo? Un mostro come Sans, voglio dire, cioè, è un mostro buono. Anche gli altri mostri non è che siano tanto malvagi alla fin fine, voglio dire. Non so cosa dire, non so cosa pensare. Ad ogni modo il video termina qui, amici miei, è stata una roba fenomenale. La lotta contro Metaton, Metaton forma umana, non so, è stata molto molto particolare. Una volta che ho capito il pattern, e con molte cure, sono riuscito a sconfiggerlo. Ad ogni modo, per questo video è tutto, nel prossimo potrebbe esserci la fine della run neutral a questo punto. Da quello che ho capito, la prima è per forza neutral. Per fare Pacifist devo ricaricare il salvataggio dopo la neutral e fare una roba diversa, ma non ho capito bene, ma mi informerò. Ad ogni modo, io vi ringrazio per aver seguito il video. In descrizione trovate tutti quanti i link utili. E noi ci vediamo al prossimo video. Bye bye.